cosa significa fare fundraising. Fundraising, questa parola che in italiano traduciamo un po' impropriamente con raccolta fondi, ma sappiamo benissimo che chi lavora nel non profit come fundraiser rende sostenibile, unendo diverse capacità professionali, le organizzazioni del terzo settore che attivano e agiscono il cambiamento sociale grazie alla realizzazione di buone cause. Quindi, cosa significa fare fundraising? Lo scopriamo con l'ospite di questa nuova puntata di Milano Non Profit, realizzata da Milano All News, sempre in collaborazione con Non Profit Factory. Ed eccoci qui ancora una volta a raccontare come si fa fundraising e dunque come si agisce il cambiamento sociale e mettendo in atto le buone cause grazie a un nuovo ospite di Milano Non Profit che presentiamo e ringraziamo subito, Francesco Quistelli, founder e CEO di Atlantis Company. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, sono molto contento. Grazie di essere qui. Dunque, affrontiamo subito un po' questa domanda con cui abbiamo deciso di aprire questa nuova puntata e con cui provocarla positivamente. Insomma, che cosa significa fare fundraising rispetto anche a quella che è la sua esperienza di lunga annata, giusto? Sì, grazie. No, l'introduzione che ha fatto è perfetta, nel senso che il fundraising non è ovviamente solo ed esclusivamente una questione di soldi, ma è soprattutto la capacità, la possibilità di coinvolgere le persone in progetti straordinari che aiutano altre persone. Quindi riguarda proprio la relazione tra gli esseri umani, riguarda l'empatia, riguarda la solidarietà, sia i sentimenti e anche ovviamente la razionalità. È una bellissima pratica, è una bellissima materia che tanto serve alla nostra società e ovviamente alla sostenibilità di tutte le associazioni che si occupano delle cause sociali della nostra comunità. E quindi nella pratica, rispetto alla sua esperienza, come si fa a fare davvero questa raccolta fondi, che diciamo non è solo così, quindi cosa significa fare fundraising, anche rispetto proprio alla pratica e ad alcuni strumenti che molto sempre di più si usano anzitutto per la comunicazione sociale, ma non solo, che sono quelli del marketing. E spesso appunto questa parola marketing con il fundraising ad alcuni piace tantissimo, ad altri invece fa storcere il naso. Quindi ci dica un po' lei come lavora, come lavorate voi e quali sono i risultati che si possono portare, sempre chiaramente mantenendo la visione, cioè di quella di realizzare buone cause sociali. Esatto, ma il grande segreto delle campagne di raccolta fondi, le campagne di fundraising, o comunque in generale delle attività di fundraising, è prima ancora della tecnica, è prima ancora del marketing, eccetera, è soprattutto la sincerità, cioè è l'onestà. Quando c'è quando si crede in un progetto, quando il progetto è vero e valido, questo riesce a intercettare la solidarietà delle altre persone, ed è realmente un elemento centrale e fondamentale per raggiungere il successo nelle attività di fundraising. Sia che si faccia il fundraiser di professione, sia che si lavori all'interno di un'organizzazione non profit in diversi ruoli. Però questa verità, diciamo, questa sincerità è indispensabile. Subito dopo arrivano tutte quelle che sono le tecniche del fundraising, che non c'è niente di male. Io sono uno di quelli che dice che, diciamo, le attività del marketing comunque applicato al mondo non profit, che possiamo definire fundraising, siano assolutamente da studiare, da approfondire, anche da copiare nel bene, dandogli poi una
specificità applicata al terzo settore. Quindi bisogna essere molto bravi, molto competenti, studiare molto bene le materie legate al marketing e ovviamente anche alla comunicazione, e applicarle al meglio al terzo settore, senza dimenticarsi mai quelli che sono gli obiettivi, che sono diversi naturalmente dalle aziende profit, che hanno l'obiettivo di vendere da una parte un prodotto o un servizio a fronte di un corrispettivo economico, quindi c'è uno scambio tra le parti. In questo caso nel mondo non profit il fundraising propone un progetto, propone un'iniziativa a fronte di una donazione volontaria, di un'azione volontaria da parte dell'individuo o delle aziende o delle fondazioni, e quindi c'è questa diciamo scambio non di carattere commerciale, dove c'è un terzo elemento fondamentale, cioè c'è l'organizzazione non profit, c'è il donatore e c'è il beneficiario. Quindi si inserisce all'interno di questo percorso un elemento fondamentale che il profit non ha, che è il beneficiario. Quindi questo è un elemento differenziante molto, molto, molto forte. Senta, questo è molto interessante, visto che appunto lei è CEO di Atlantis, direi che possiamo collegarci subito, perché la mia domanda sarebbe stata quella di chiedere una case history, un esempio di quello che sta dicendo, quindi magari possiamo appunto raccontare come voi lavorate, portando anche un esempio anche di questo mix di strumenti che lei ha spiegato molto bene, appunto proprio sul fatto di non partire dallo strumento, ma di partire da quella che è la propria missione e visione. Sì, partendo da quello che è, diciamo, la missione, la visione e la sincerità, la verità di quello che si fa. Poi anche un'agenzia come Atlantis, che affianca le organizzazioni non profit nello sviluppo delle attività di fundraising e comunicazioni, insomma, ha un lavoro più facile, più semplice. Se a questo ci si abbina anche la competenza tecnica, allora il matrimonio è sicuramente un matrimonio potenzialmente molto, molto positivo. Diciamo che noi lavoriamo utilizzando tutte quelle che sono le principali tecniche del fundraising, quindi dall'analisi di mercato, dall'individuazione dei pubblici di riferimento, alla definizione delle azioni e degli strumenti migliori da utilizzare per coinvolgere al meglio le persone o le aziende. Da un lato, dall'altro devo dire che negli anni abbiamo sempre di più affiancato alle azioni specifiche di fundraising, di marketing, anche quelle legate alla comunicazione, perché questo mondo, diciamo, queste azioni sono sempre più compenetrate. La divisione, la differenza tra fundraising e comunicazione, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista come Atlantis, è sempre meno netta. Cioè, per avere successo nel fundraising bisogna utilizzare anche tutti gli strumenti di comunicazione, ad esempio l'attività di ufficio stampa, piuttosto che di media relations, il coinvolgimento dei testimoni, degli influencer, dei social network, e viceversa, per riuscire a posizionarsi in modo con successo anche nell'ambito della comunicazione, bisogna utilizzare al meglio le tecniche del fundraising. Quindi negli anni abbiamo sempre di più unito questi percorsi, e quando realizziamo delle iniziative, ad esempio legate, non so, alla campagna 5x1000, sì, facciamo la segmentazione, definiamo quali sono i canali da utilizzare, definiamo il budget, realizziamo gli strumenti di comunicazione che possono essere leaflet, brochure, advertising, post sui social, eccetera, ma contemporaneamente sfruttiamo, utilizziamo tutti gli strumenti della comunicazione intesa come ufficio stampa, perché queste due cose insieme, per raccontare una case history, abbiamo visto essere molto efficaci, e siamo riusciti in un anno a quasi raddoppiare il numero delle firme a parità di azione, usando anche tutti gli strumenti legati all'attività, insomma, alle azioni di ufficio stampa,
che raccontano nel tempo le azioni dell'organizzazione, le attività dell'organizzazione non profit, dando la possibilità alle persone di creare una relazione con l'organizzazione. Quindi nel momento in cui si riesce a creare questa relazione attraverso la narrazione, attraverso lo storytelling, attraverso appunto gli strumenti dell'ufficio stampa e delle media relations, quando arriva il fundraising, quindi quando arriva la call to action, cioè la chiamata, no, alla donazione, alla partecipazione, che poi può essere appunto una donazione diretta o una firma sulla propria dichiarazione di redditi, questo riesce a essere molto più efficace, proprio perché sei riuscito a creare una relazione tra l'associazione e il pubblico di riferimento, i pubblici di riferimento principale. Non uso target volontariamente, perché target dà l'idea dell'obiettivo di sparare, insomma, di colpire, mentre io preferisco molto di più la parola pubblico. Anche a noi piace tantissimo, fantastico, anche a noi. La parola pubblico, perché il pubblico di solito può anche alzarsi e applaudire, invece il target di solito lo fai secco e non è quello che ci interessa assolutamente. Così come tante altre parole che si usano anche nel fundraising, tipo recruitment, engagement, eccetera, hanno sempre un po' un tono militaresco che non mi piace tanto, preferisco altre parole. Condividiamo pienamente. Infatti, ha anticipato la domanda con cui di solito noi concludiamo i nostri incontri, perché stiamo facendo proprio una... ragionamento, ma anche un po' ludico, con i nostri ospiti, in cui chiediamo sempre se c'è uno o più parole del fundraising che piacciono, del non profit che ci piacciono tanto, e invece quelle che elimineremo. Quindi ha già anticipato la domanda: quelle che le piacciono sono sincerità e onestà, giusto? L'ha detto, sì, prima? O c'è sincerità, verità, assolutamente, e anche partecipazione, direi. Che questa sì. E invece quelle che non le piacciono poi sono quelle che non piacciono neanche a noi, quindi fantastico. Detto poi da chi utilizza gli strumenti anche del marketing, questo è molto interessante. Volevo però capire anche un'altra cosa: dato che sappiamo che in Italia ci sono poche grandi organizzazioni non profit, molte medie e tantissime piccole, di queste piccole ce ne sono anche tantissime destrutturate, perché magari sono piccolissimi, che hanno un'azione utile per il territorio, sono magari iperlocali. Noi questo di Milano News, questo aspetto lo conosciamo molto bene, quindi incontriamo organizzazioni medie, organizzazioni piccole, ma anche piccolissime, che sono utili e che magari appunto però non fanno neanche parte delle RUNS, e forse avrebbero bisogno quasi di una regolamentazione a parte. Quello che lei fa, che voi fate ad Atlantis, può essere utile per tutte, anche per le piccole? Può essere utile per tutte le organizzazioni, medio, grandi o piccole che siano. La differenza in tutte le dimensioni la fa la volontà e, da un lato, o la competenza interna o il desiderio reale da parte dell'organizzazione di avviare il fundraising e avviare anche le attività di comunicazione in un modo più strutturato, magari appunto dandole a un'agenzia all'esterno, oppure cercando di inserire all'interno del proprio organico, della propria organizzazione, personale adatto a fare questo tipo di attività, che ovviamente costa, che ovviamente ha un impatto sia che lo si faccia all'interno che all'esterno, sui conti, ma che necessita di una visione di medio-lungo termine. Cioè, se decido di introdurre la pratica del fundraising e della comunicazione all'interno della mia piccola organizzazione, lo posso fare partendo da casa, nel senso che il fundraising è più uno stato d'animo che parte quando le organizzazioni sono piccolissime, da chi l'ha fondata, o dai fondatori, insomma dalle persone che hanno dato vita e che danno vita quotidianamente all'attività di solidarietà della piccola e microscopica anche organizzazione che agisce sul territorio e fa cose straordinarie. E quindi la prima sfida è: tu fondatore, voi fondatori, voi persone che ogni giorno lavorate all'interno dell'organizzazione, siete disposti a chiedere ad altre persone di partecipare economicamente alla vostra causa? Cioè, siete disposti a chiedere anche soldi, denaro, tempo, servizi ad altre persone senza nessun timore, senza vergognarvi, senza paura?
Se la risposta è sì, allora potete avviare l'attività di raccolta fondi. Se la risposta è no, però io con i soldi non lo so, però non chiedo, non mi piace, preferisco dedicarmi all'attività istituzionale, eccetera, è il primo passo per il fallimento totale delle attività di fundraising e anche di comunicazione dell'organizzazione. Quindi il primo passo è guardare dentro se stessi, guardare in casa, capire se data l'importanza della causa sociale della quale io mi occupo come organizzazione, sono disposto a mettermi in gioco fino in fondo. E se uno crede tantissimo nella causa, non ha nessun problema ad andare in giro a rompere le scatole in senso positivo alle altre persone per cercare di chiedere a queste persone di partecipare a un progetto straordinario che è il progetto dell'organizzazione non profit nella quale insomma lavora, vive, della quale si occupa, nella quale crede. Questa è la vera differenza. Tutto il resto, la tecnica, l'investimento, il ritorno, arrivano dopo. Però la maggior parte dei fallimenti che ho visto in questi anni delle piccole, piccolissime organizzazioni, pensando al mondo, diciamo, del fundraising e della comunicazione, è dovuto proprio a questo, cioè una non reale volontà di mettersi in gioco e di chiedere per primi insomma, la partecipazione delle altre persone alla propria causa sociale. Grazie, no, veramente molto molto interessante. Poi anche noi siamo emanazione, noi di Milano News e di Milano Non Profit, di una APS, quindi insomma ho preso anche degli appunti, perché quello che ha detto in realtà non è per nulla teorico, anzi è molto pratico e colpisce da vicino anche tutte le organizzazioni che in questi anni abbiamo intercettato, piccole piccolissime, effettivamente sopravvivono quando resistono, quando hanno questa sorta di resilienza che lei ha descritto perfettamente. Noi la ringraziamo tantissimo, speriamo di avere altre occasioni di confronto e soprattutto di condivisione. Quindi grazie davvero. Grazie a voi. E alla prossima!